piove ma si gioca, ci sono condizioni fantastiche per assistere a una partita divertente e spettacolare. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Questa sfida mette di fronte Union Berlin e Colonia. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta centrale. Un classico. Ecco le scelte dell'allenatore del Colonia. Questo è l'11 iniziale. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura in difesa, il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco. Occhio all'imbucata. Sale Gaston Ramirez. Hugger. Romeo. Mangani. Hanno metri a disposizione. Suma dunque l'azione d'attacco. Serviva certamente un centrale di difesa, il mercato l'ha portato e c'è ovviamente curiosità fra tifosi addetti ai lavori per capire se è l'uomo giusto per il reparto difensivo. Non basta, certo, una partita per giudicare un giocatore appena arrivato. Gli ci vorrà del tempo per inserirsi gradualmente negli schemi della squadra e trovare la giusta intesa con i compagni. Certo, però, che chi ben comincia... Cordoba, spazzano senza problemi. Buono il recupero, possono ricominciare. Prova dalla distanza, occhio alla deviazione, c'è il palo. Spazzano via il pallone. Poteva essere il gol del vantaggio, conclusione che si è infranta contro i legni, con il portiere che sembrava battuto. Sale Gaston Ramirez. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Azione interrotta. Si avvicina all'area. Difesa sotto pressione, ma se la cava bene. La difesa la meglio e allontana il pallone. Potrebbe crossare. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Colpo di testa che sembrava già dentro. Intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Mamma mia! Thought. Gaston Ramirez. Cordoba. Hugo. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Mangani. Perso il pallone. La mette in mezzo con questo pallone. Tempo da lupi. Pioggia incessante che può complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso, Pier. Assisteremo più a lanci lunghi che a giocate palla a terra, viste le... E c'è la conclusione. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Il suo tentativo da fuori area è stato premiato con un gol fantastico, con il pallone che ha gonfiato la rete sulla sinistra della porta avversaria. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Mangani. Mangani. Buon possesso palla, caccia di spazio.
c'è il rilancio lungo. Höger. Pallone profondo, pericoloso. Non è finita. Occasione d'oro. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. Prova, in porta. Sarà corner a disposizione. Il corner di Gaston Ramirez. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Pericolo, ecco il tiro. Ancora un calcio d'angolo. Il corner di Gaston Ramirez. Höger. Gran tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. L'arbitro manda tutto. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Ci sono metri a disposizione. Cerca la sovrapposizione. Sicuro il portiere, buona la sua uscita. Mangani. La mette in mezzo. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. La sua squadra è andata a riposo in vantaggio grazie proprio ad una sua rete. Opportunità. Occhio alla deviazione, c'è il palo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Un gol avrebbe permesso loro di gestire meglio il doppio vantaggio. Decisivi i legni della porta nella circostanza. EA Sports vi offrirà il prossimo match casalingo di questa squadra. Sono impegnati in Bundesliga. Arretrano il baricentro per invitare gli avversari ad attaccare e scoprirsi. Magnifica lettura difensiva. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Mitrovic. Ecco il tiro. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Non era il suo piede, ma è riuscito lo stesso a infilarla in rete. E l'ha piazzata perfettamente. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Gran giocata qui. Imprevedibile. Attenzione, occasione. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Si gioca in trasferta, la prossima gara in Bundesliga come sempre su EA Sports. Palla nuovamente in possesso. Il Milan ha messo a tacere tutte le voci dei giorni scorsi, online e sui giornali, e ha ufficializzato l'arrivo del suo nuovo acquisto. Un buon acquisto, cercato, voluto, trovato per rinforzare la rosa in un settore che evidentemente andava puntellato. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Può metterla in mezzo. Cerca il traversone. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Palla recuperata, azione interrotta. Ecco il tiro. Bella parata che gli nega la doppietta. Hai detto proprio bene, giusto. Suma dunque l'azione d'attacco.
Gran tiro, il portiere in presa sicura. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio. Una mossa tattica, eh? Un tentativo di riaprire la gara. Palla girata sulla corsia. Spazio per il cross. La difesa la meglio e allontana il pallone. Rimessa laterale in zona d'attacco. Clemens, cross da rivedere, palla larga sul fondo. Recupera palla intercettando bene il pallone. Buona l'idea qui. Mitrovic, ed è gol! Rete! Si è trovato il pallone sul piede sbagliato, ma è stato comunque capace di metterla dentro. Bravo e fortunato. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Guadagna metri verso l'area. Palla vagante adesso. Hega. Ottimi i suoi passaggi oggi. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Sono trascorsi 80 minuti, ne restano altri 10 da giocare. Bene, Matteo, per ora può bastare, grazie. Attenzione, tutto solo! E il pallone entra! Ed è gol! Non ha sbagliato, a tu per tu col portiere al termine di un contropiede da manuale. L'ha messa dentro con uno straordinario tiro al volo. Eh sì, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Romeo. È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa. Il merito è tutto agli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Stanno vincendo e possono dunque permettersi questo tipo di possesso palla nel finale. Ennesimo passaggio andato a buon fine. Io ho perso il conto, Stefano. Stanno mettendo in mostra una grande organizzazione. Tanta roba, eh? L'allenatore ha fatto... Attenzione! Pronto a battere il calcio d'angolo. C'è il cambio in arrivo. Corner battuto in mezzo. Che gol! Splendida rete! Calcio d'angolo battuto magistralmente. Schema perfetto. Bellissimo gol. Di sicuro non frutto di una giocata casuale. Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. Ha insaccato alla perfezione il tiro dalla bandierina. Non ha lasciato scampo al portiere. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Clemens. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Höger, buona l'intuizione qui. Attenzione al tiro! Posizione il pallone, pronti per il corner. Palla messa in mezzo. Attenzione, pericolo! Attenzione, rete! Prima presenza e primo gol per lui con questa maglia. Credo che se lo ricorderà a lungo. Rivediamo lo sfortunato autogol di prima. Che ne pensi, Stefano? Era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non poteva certo scomparire. Partita a senso unico. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Tempo scaduto. Arriva il